Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Un Caffè Con. Questa sera il mio studio è sovraffollato perché abbiamo quattro professionisti che ci hanno portato il loro libro scritto in maniera corale, poi ne parliamo meglio. Non avrai nessun altro al di fuori di te, come incamminarsi verso il proprio benessere. Abbiamo questa sera Viviana Osai, la psicoterapeuta, il fisioterapista Nicola Santobianchi, buonasera. Il personal trainer Francesco Menconi, buonasera. E il biologo nutrizionista Tommaso Minutoli Tegrimi. Buonasera. Grazie di essere venuti ragazzi, poi vabbè siete tutti professionisti e ci spiegherete proprio nel dettaglio questo vostro manuale per il benessere psicofisico delle persone. So che ci sono altri tre professionisti che hanno contribuito alla stesura di questo manuale e mi mancano ovviamente chi sono, se me li volete dire. Stefano Malcontenti, Letizia Tongiani e Igor Lazzoni. Ok. Guarda, questa dottoressa qui, Stefano, okay. E quel ragazzo lì e poi Igor che è il cuoco. Ok, c'è anche uno chef. Assolutamente. Quindi. Ora poi mi spiegate nel dettaglio ovviamente divisi nei vari ambiti come abbiamo appunto deciso di fare e direi che per cavalleria possiamo iniziare dalla mente, quindi dalla psicoterapeuta. Intanto però prima di iniziare nello specifico volevo sapere come vi è venuta questa idea di fare un libro in sette, perché insomma... unire sette personalità, sette persone insomma che scrivono la loro diciamo storia, no? Quello di cui si occupano è veramente importante. Ma diciamo che l'idea ci è venuta una sera, eravamo a Venezia per lavoro, eravamo seduti quattro di noi a un tavolo a cena di fronte a una birra, e come le più belle cose nascono sempre in quei momenti di fronte al cibo, nei momenti conviviali, uno di noi, Stefano Malcontenti, ha detto: ogni volta che le persone magari vengono e si approcciano a noi ci rendiamo conto che quello che sappiamo anche noi delle altre figure professionali sarebbe necessario da spiegarglielo e tutte le volte riniziare da capo, ripartire da capo e fargli un quadro generale. Sarebbe bello fare un manualetto dove poter spiegare alle persone quali sono le linee guida per incamminarsi verso il loro benessere. Noi l'abbiamo guardato con gli occhi sgranati. Io ne devo leggere 15 tra l'altro di questi perché il benessere è importante, io non mi curo particolarmente. Poi arriviamo anche lì che vi chiederò personalmente a tutti i consigli su come gestire la mia vita, dai. E quindi niente, ci siamo guardati con gli occhi sgranati e abbiamo detto: perché no? Perché no? E nel momento in cui l'abbiamo detto abbiamo iniziato a pensare a quali erano quelle figure professionali che insieme a noi avrebbero potuto dare un senso compiuto, avrebbero potuto chiudere il cerchio, far capire le persone in maniera semplice, efficace e soprattutto fruibile quotidianamente quali erano i piccoli passi da fare sotto i vari punti di vista per potersi realmente incamminare verso il proprio benessere. Abbiamo contattato questi professionisti, loro entusiasti ci hanno detto: ok, ci siamo, e siamo partiti col progetto. Assolutamente. Appunto partiamo dalla relazione tra psicologia e corpo, no? Con la dottoressa Viviana Osai, il tuo contributo nel libro appunto è in relazione tra la mente e il corpo, di cosa ci racconti nella tua parte di manuale? Sì, buonasera a tutti, come ha anticipato Francesco Menconi vogliamo dare delle linee guida e consapevolezza alle persone, perché ancora non c'è molta consapevolezza su come funzioniamo, come funziona il corpo. Allora il corpo, uno può chiedersi: ok, cosa c'entra la psicologia con il corpo? Il corpo non è solo materia del medico tradizionale, non è solo materia dello sport, dell'attività fisica, ma il corpo è fondamentale, perché noi ci muoviamo ed è quindi il principale, il fondamentale veicolo attraverso il quale noi esprimiamo chi siamo, quindi ci realizziamo i nostri sogni, i nostri progetti. E il corpo comunica costantemente, che noi lo ascoltiamo o no, ci dice qualcosa di chi siamo nelle nostre relazioni con gli altri. Anche in questo momento il nostro corpo ci sta dicendo qualcosa, noi non lo ascoltiamo e abbiamo perso contatto con questo corpo, contatto che il bambino ha invece quando viene al mondo. Il bambino scopre il mondo proprio attraverso la sua esperienza sensoriale corporea, e noi ci siamo un po' distaccati da questo corpo,
perché è questo veicolo ed è anche il contenitore delle nostre emozioni, perché sappiamo le emozioni, la paura, la rabbia, le sentiamo nel corpo. Quindi la psicologia, la mente, è strettamente connessa al corpo. Quello che accade nella nostra mente accade anche nel corpo. E siamo un organismo unico. Certo. Quindi il messaggio importante, che poi si sposa anche proprio alle altre professionalità e ai miei colleghi qua, è di come possiamo unire dentro di noi e nella nostra consapevolezza quelle che sono secondo me le tre dimensioni fondamentali di ogni essere umano, che è quella mentale, psicologica, quella somatica, corporea, e quella emozionale, e come possiamo ritornare in contatto con questo corpo, ascoltarlo, sentire cosa ci sta dicendo, sentire quali emozioni sono trattenute anche nel corpo e sentiamo nel corpo, perché appunto noi pensiamo che la mente sia, come dire, è uno strumento potentissimo. Certo. Ed è la nostra migliore risorsa, una delle migliori risorse, ma può anche essere il peggior nemico se ne abusiamo. E quindi è importante invece che noi ritorniamo a me piace dire, portare l'energia, portare la consapevolezza anche a questa parte qui, perché è qui che c'è anche la memoria di chi siamo, da quando siamo venuti al mondo ad oggi. Quindi non ricordiamo con la mente i primi anni di vita, ma il nostro corpo, ora le ricerche anche lo dimostrano, tiene proprio una memoria corporea cellulare di chi siamo. Quindi il mio contributo qui sono dei semi che poi spero chi lo leggerà avrà voglia di approfondire, su un percorso di consapevolezza e di benessere che tiene conto di tutte queste dimensioni dell'individuo, quindi di ognuno di noi. Già si poteva scrivere un libro unico di sì. Questa cosa, assolutamente. Sì. Parlando di energia, hai tirato fuori la parola energia, che mi viene in mente cibo, no? Subito dopo, quindi io mi legherei appunto al discorso che il cibo è una componente fondamentale ovviamente per il benessere psicofisico, perché poi vanno di pari passo, no? Mi pare di aver capito anche dalla tua spiegazione. Biologo nutrizionista Tommaso Minutoli Tegrimi, ci puoi raccontare il tuo apporto invece rispetto a questo manuale per quanto riguarda il cibo, la dieta, quello che insomma... Allora, quello che ho cercato di fare io in questo manuale, che poi è un vero e proprio manuale, solo che comprende tante competenze, un po' fuse, interconnesse tutte tra di loro, è cercare, ma basandomi su quella che è sia la letteratura formale medica, perché quello che è scritto lì è scritto in maniera molto semplice e fruibile, ma se uno vuole può andarla a ricercare in letteratura, proprio in bibliografia tranquillamente, e sulla pratica ambulatoriale, per spiegare e interessare le persone per quanto riguarda proprio la nutrizione in sé. Non uso dieta perché dieta è restrittivo come termine, però proprio alimentazione. E nel libro all'inizio ho fatto un piccolo esempio che rende un po' l'idea. Noi ci si deve immaginare la nostra automobile e metterci dentro un'automobile a gasolio. Se io ci metto dentro la benzina faccio poca strada, poi mi fermo, mi ci vuole il meccanico. Se metto, si rovina il motore. E si rovina, come noi, andiamo, ci tocca poi andare dal medico, capito? E questo per dire che quello che è scritto lì, a proposito del benessere, e ho riportato la parte di dieta, anzi nutrizione di tipo mediterraneo, che poi è quella che a livello di letteratura medica ha più prevenzione per eventi cardiovascolari o comunque più legata alla longevità, per spiegare che con la nutrizione si può fare un'ottima prevenzione. Badate bene, non cura, prevenzione. Per curare ci vuole il medico, ma per prevenire si può benissimo fare anche con la nutrizione. Ma si parla tanto, no, di nutrizione, di dieta mediterranea, perché la credenza nazionale popolare si dice dieta mediterranea, ma quale sarebbe veramente la dieta mediterranea a livello di componenti che dobbiamo utilizzare per stare bene ed essere equilibrati a questo punto? Allora, per dieta mediterranea si intende la dieta del bacino mediterraneo e più prettamente quella nostra italiana, perché poi di paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo in realtà ce ne sono vari, quindi sono anche più tipi di dieta mediterranea. Certo. A livello di dieta mediterranea, come la intendiamo noi, che quindi è stata testata in tanti studi anche medico-scientifici, si tratta della dieta dei nostri nonni più che altro, no? Che poi via via nell'arco degli anni, anche per, ci sarebbe un discorso lunghissimo, sì, per certo, tante ovviamente interconnessioni sociali e di globalizzazione, stiamo un pochino perdendo.
però è una dieta essenzialmente non ricca, ma non ricca in quantità, ricca in qualità. Noi abbiamo la fortuna di poter accedere a delle qualità alimentari che sono prime quasi al mondo e si basa sulla diversità. Bisognerebbe essere in grado di variare tantissimi alimenti, ma non sulle quantità. Cioè, quantità, monoquantità di un alimento in alta quantità crea un danno. Invece poco, ma buono di tutto, è il segreto in realtà per una dieta mediterranea. Poi ci dovrei, se uno vuole approfondire, certo, è spiegato nel libro, perché non ho molto tempo. Però, ecco, in realtà è ricordarsi le nostre nonne, capito? Come si nutrivano. Ma per esempio, non lo so, c'è un po' di pesce, un po' di carne, sì, cioè, è una dieta prettamente, no? Certo, la nostra è una dieta tipicamente non ricchissima in carne, abbastanza, e lì dipende anche dalle zone geografiche della stessa Italia, però diciamo abbastanza, ma anche in pesce sì, ce n'è, ma nemmeno ricca. Ricca in cereali intendiamo grani, ci sono anche cereali con glutine, privi di glutine, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente che si basa su un'alimentazione di tipo carboidrena, questi famosi carboidrati che tutti vogliono combattere e che in realtà poi andiamo a vedere che all'interno della dieta mediterranea e della giornata sono circa il 50% di quello che poi noi introduciamo. Adoro, perché io carboidrati associo pane, pasta, pizza, quindi per me sì, sono quelli carboidrati. No, dobbiamo capire. Sono profana io, quindi no, ma cosa c'entra? In assenza di patologie pregresse, fate un esempio, il diabete, certo, che ne so, altre patologie. In realtà i carboidrati sono importantissimi. Il nostro cervello si nutre esclusivamente di glucosio e se noi non lo diamo il cervello dà di fuori. Ma poi probabilmente, capito? Qualcuno non ne fa uso, questo era una battuta generale così. Ok, e quindi no, è molto interessante comunque il discorso della dieta, perché poi può prendere ovviamente come il discorso del fitness, poi questi, gli altri invece ambiti sono un pochino più tecnici, un pochino più scientifici, questi si possono apportare forse più alla massa, no? A quello che poi la gente si vuole anche sentir dire. Quindi cosa mangiare, come fare sport, come tenere il proprio corpo in forma e non danneggiarlo in nessun modo. Quindi il discorso della dieta mi interessava particolarmente perché probabilmente i telespettatori, soprattutto le donne, perché si sa che insomma ci teniamo di più, è interessante sapere anche come mangiare. Perché e quando? Poi, esatto. Perché? È verissimo questo, infatti poi dopo, poi noi siamo, vedrai che all'interno del libro stesso, magicamente, perché non so come siamo riusciti, ma siamo abbastanza interconnessi, all'interno di quello che abbiamo scritto si vede come, a parte la nutrizione, anche altre fasi di quello che poi avremo spiegato, si basano molto su quelli che sono i ritmi circadiani, che vuol dire sul rispetto della luce e del buio, che è una situazione essenziale e ancestrale a cui noi siamo con cui siamo interdipendenti, sia quindi a livello ormonale che di risposta, per quello che, di cui ho scritto io, della nutrizione con questi ormoni che vengono secreti in diverse ore del giorno a seconda della luce, delle stagioni, dei mesi, eccetera. Bisognerebbe saperle tutti queste cose perché sono importanti. A proposito del metodo circadiano, poi dopo semmai ritorniamo un attimino, perché insomma cosa sarebbe sostanzialmente, fatemi capire, allora, che metodo... sono una profana totale. No, ma è vero per molti, guarda, questo manuale è nato proprio per dare alle persone la possibilità di uscire fuori da quello che è un delirio quasi sociale. Negli ultimi 60 anni di diete e di faccio da solo, sì, faccio grazie all'amica, di diete. O mi alleno su YouTube o seguo il mio amico che nella vita fa altro, però poi la sera si mette la tuta e diventa trainer e mi allena perché lui l'ha imparato da internet seguendo un suo cugino. Ecco, il problema vero è abbiamo voluto fare qualcosa di fruibile, semplice e pratico per dire alle persone: guardate che tutto ciò che serve al corpo e alla mente è nel corpo e nella mente. Noi nasciamo perfetti, sappiamo fare uno squat, il bambino sa cosa mangiare, cosa rifiuta,
e il bambino quando gli metti le calze se le toglie perché vuol camminare a piedi nudi. Il benessere è parte integrante della nostra vita, perché per siamo milioni... una macchina, no, praticamente, quindi, cioè... siamo la miglior macchina, la miglior macchina esistente. E siamo un insieme da un punto di vista ormonale, chimico, elettrico e oltretutto emotivo, come diceva la dottoressa Viviana Usai, che crea un'alchimia, crea un miracolo. Il problema è che per anni c'è stato il delirio, ahimè, mi dispiace dirlo, a volte anche da parte di chi dovrebbe curare la salute pubblica, nel voler standardizzare, nel voler rendere tutto complicato come se fosse, oddio, difficile essere in salute. La dieta l'associamo, come giustamente diceva Tommaso, al sacrificio, la palestra l'associamo a quelli che si misurano i bicipiti e sono malati e vanno avanti a riso, sì, e petto, sì, di polo anabolizzanti, e purtroppo questo, la psicoterapia l'associamo al malato, che vado mentale, dallo psicologo quando, sì, sono malato, no, certo. Che quindi tutte queste cose insieme, il fisioterapista è solo quando c'ho mal di schiena, invece tutto quello che è una reale prevenzione, che potrebbe essere fruibile per tutti, semplicemente a costo zero, perché quando una persona si idrata, respira bene e segue i ritmi circadiani da un punto di vista alimentare, ha già fatto il 90% della sua salute, sfugge come se la semplicità a volte fosse quasi ripudiata, perché se non è difficile non va bene, se non mi sacrifico non va bene, se non sento dolore non va bene. I messaggi subliminali della nostra società legati anche al benessere, che sono legati al sacrificio, lo sportivo si deve sacrificare, lo sportivo sì, ma infatti lo sportivo è un'elite. E fare sport, come dico da anni, fa male. Ma per muoversi, per essere in salute, per stare bene, non mi devo sacrificare. La salute e il benessere sono parte integrante della nostra esistenza. Assolutamente. Noi nasciamo sani e nasciamo felici. E quando iniziamo a pensare troppo che ci ammaliamo, quando iniziamo a pensare che quello che dobbiamo fare sia troppo difficile, troppo complicato, io dico sempre scherzando, ricordatevi quando è difficile è sbagliato. Quando è difficile è sbagliato, è difficile nell'alimentazione, non sei te sbagliato, è sbagliato lui. È difficile nelle relazioni, non sono difficili le relazioni, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in quella relazione. Sì, sì. Se vivo col mal di schiena non devo prendere il Brufen, devo andare da Nicola e dirgli, Nicola, come faccio a non avercelo più il mal di schiena? Però noi pensiamo che la vita sia anche questo sacrificio. Lo vedo nelle palestre, io sono titolare anche di una palestra, dico, se entrassi nella maggior parte di palestre, chiuderei la porta e uscirei, perché spesso c'è questo concetto del no pain no gain, del vado in palestra per fare salotto, o vado in palestra per flirtare con la persona, oppure vado in palestra perché c'ho tempo e non c'ho niente da fare, allora vado là, passo un'oretta sul tapirulan. La cultura del corpo deve essere qualcosa che deve arrivare a una svolta. Hai detto bene te, noi sappiamo usare il nostro telefono, però ci sono delle cose del nostro corpo che sono basilari, elementari, delle quali tutti dobbiamo avere conoscenza, e che invece le persone ti guardano con gli occhi sgranati come di cosa stai parlando. Noi dobbiamo rinnamorarci di noi, ed è culturale questa cosa. Per questo abbiamo fatto questo manuale. Tu come personal trainer, appunto, che cosa consiglieresti di fare alle persone? Poi dopo facciamo un consiglio generale, tipo un consiglio per gli acquisti finale, tipo televendita. Cosa consiglieresti di fare per prendersi cura? Per prenderci cura di noi stessi? Consiglierei di smettere di cercare su Google le risposte. Affidarsi ai professionisti che nella vita... Tanto esce fuori cancro tutte le volte. Tanto esce fuori qualunque cosa. Dici, c'ho un dolore al mignolo, potresti morire domani per una... Quindi, ecco, questa cosa importante, smetterla di essere in ansia da prestazione, quindi smetterla di pretendere dal loro corpo, perché vedi, ultimamente stavo parlando con una persona proprio durante una mia lezione, e ho detto... Hai un migliore amico, tu ce l'hai un migliore amico, la tua migliore amica, persone con le quali sei in certo. rapporto. Bene, secondo te queste persone hanno dei difetti? Ma sì, che ce li abbiamo okay. tutti. Com'è possibile che queste persone siano sempre tue amiche? Perché tutte le volte che le incontri non glieli sai a mettere davanti. Capisci no. i loro pregi, capisci anche... Ecco, tu Ma pensa certo. che invece noi, quando ci vediamo, ogni volta che la mattina ci vestiamo davanti a quello specchio, ogni volta che ci confrontiamo col nostro corpo... Abbiamo solo delle parole di denigrazione, non è mai come verso lo vorremmo. Cioè, bravo, questo è un bel messaggio che stai dando. Questa cosa è tremenda, perché le persone, anche quelle che fanno sport, perché dico che lo sport fa male? Perché vanno a fare sport e devo correre in tot minuti, devo sollevare tot chili, devo riuscire a fare...
E che ansia! Deve essere un piacere, ma che sia anche mentale il piacere, poi mentre fai come ha detto prima Viviana, qualsiasi attività. Come ha detto prima Viviana, dobbiamo rimpossessarci del rapporto con noi. Iniziamo a guardarci la mattina allo specchio e a fare l'elenco delle cose belle. Come siamo belli stamattina. Iniziamo ad andare in giro a fare la corsetta senza l'orologio per i battiti cardiaci. Iniziamo ad andare in palestra ad allenarci senza stare a pensare a quanti chili sposto, quanto tempo ci sto, o alla tabella. Iniziamo a far questo, perché tutto il resto viene dopo. Tutto il resto, la performance, è quando c'è salute. Pensare alla performance senza prima essere padroni della propria salute è assolutamente inutile. È come voler lanciare un'auto senza freni in discesa, però con un grande pilota alla guida. È morte certa. Quindi prima pensiamo alla salute. E la salute anche in ambito sanitario andrebbe un pochino rivista. Una volta che l'abbiamo davvero capita e la stiamo vivendo, o ci stiamo provando, allora dopo pensiamo alla performance. È bello sentir dire queste cose da un personal trainer, perché di solito si sentono i personal trainer che spingono sul discorso, cioè da fare sport, cioè da alzare pesi, cioè invece magari in questo modo, visto lo sport in un'altra maniera, ecco, ma sicuramente l'attività più fisica vista in un'altra maniera, cioè la possibilità di movimento. Ora noi abbiamo avuto un grosso vantaggio, inconsapevolmente eravamo tutti sintonizzati un po', quindi è stato divertente, abbastanza facile mettere giù anche le nostre parti, abbiamo avuto fortuna per incastrare tutto, ma questo perché loro hanno già anticipato tutto, no? Però alla base il concetto di salute che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come un completo benessere psicofisico e sociale è un ideale fondamentalmente, però essendo un ideale uno dovrebbe tendere a aspirare a questo ideale senza perdere la propria unicità, quindi come Francesco giustamente dice non possiamo dare uno standard per tutti, questi standard sono fatti anche sulle ricerche scientifiche, come diceva anche Tommy, per dare un bagaglio netto per una visione, però poi va contestualizzata, cioè le emozioni la ricerca non le può prendere in considerazione se andiamo ad analizzare certi screen, ma Viviana giustamente dice ognuno di noi è unico, ognuno di noi deve rientrare in contatto con le proprie emozioni e ognuno di noi ha da fare il suo tipo di percorso. Quello che noi abbiamo avuto di buono insieme a Stefano, insieme a Letizia, è prendere questa matrice comune, plasmarla un po' con un senso comune, un po' con il senso personale delle proprie professioni. Assolutamente. E poter così parlare alle persone sia dal punto di vista del benessere quando non sono in patologia, ma anche quando sono in patologia, perché ricerche alla mano e non solo ricerche, ma anche in studio si vedono persone che hanno determinati problemi spesso e volentieri correlate a determinate condizioni, quindi se una persona alza il suo grado di infiammazione perché si alimenta male o si allena troppo o non riesce a gestire lo stress, ci sono dei campanelli d'allarme che si manifestano. Questo si è visto a lungo termine essere presente in grandissime patologie. E prima giustamente detto su Google cerchi una cosa, esce fuori il problema un problema oncologico, cancro, certo, chiamiamolo come vogliamo. Sì, sì, l'ho detto proprio in maniera spicciola, ovviamente. Questo perché alla base comunque di quelle patologie stanno uscendo fuori determinate condizioni che sono molto simili, se non sono esattamente quelle che abbiamo scritto nel libro. Il libro ormai è un giro da un po' di tempo, ma abbiamo avuto anche la conferma del premio Nobel che è stato fatto per la scoperta delle dinamiche di questo ritmo circadiano, e si è visto che determinati scompensi portano a tumori, determinati scompensi portano all'artrite reumatoide, stanno uscendo fuori delle ricerche per il Parkinson, per l'Alzheimer, quindi stiamo noi su un terreno di base e ognuno ha messo il proprio lavoro, perché comunque il terreno di base è comune a queste patologie ed è comune all'allenamento. Determinati risultati in allenamento non si possono avere se mancano determinate cose, alimentazione nello stesso modo e gestione dello stress, perché ora è una parola che va di moda all'ennesima potenza, idem. Quindi dal punto di vista del fisioterapista io dentro non metto qualcosa di tecnico, metto quello che è la matrice comune, che è la nostra evoluzione. Mi sono un pochettino appassionato, devo essere sincero, quello che io ho visto, che ho messo nel libro, era quello che fino a un anno fa era la ricerca attuale. Sono uscite fuori adesso ulteriori scoperte che danno delle indicazioni che noi in realtà siamo più evoluti di quello che sembra e abbiamo i nostri meccanismi da più tempo di quello che sembra, quindi da un certo punto di vista è ancora più bello.
Però noi siamo evoluti grazie a determinate cose, la nostra capacità di adattamento fondamentalmente passa comunque nella gestione dello stress, passa comunque nella ricerca dell'alimentazione ambientale e passa dalla capacità di muoverci in questo ambiente. Quindi noi abbiamo le nostre risorse di salute, noi le abbiamo interpretate così, noi abbiamo un tot di risorse di salute che possiamo aumentare o possiamo diminuire. In base ai nostri comportamenti, nei vari ambiti specifici, poi andiamo a o mettere benzina giusta o a togliere benzina. Nel manuale, e parlo a nome di Stefano e di Letizia, ci sono anche delle indicazioni su, per quanto riguarda magari il problema vitaminico, quindi certo, capire come funziona e perché. Adesso siamo invasi da informazioni, ma spesso non sappiamo contestualizzarle. Stefano parla e mette dei disegni anche per quanto riguarda degli esercizi. Il minimo indispensabile, come dice Francesco, giustamente. Ci sono le ricette di Igor. Ci sono le ricette di Igor, perché abbiamo deciso che deve essere davvero facile, fruibile per una persona che non deve essere tecnica, tecnici siamo noi, ma il pubblico deve essere capace di capire cosa c'è lì dentro e come poterlo utilizzare. Abbiamo avuto dei bei riscontri perché, per esempio, proprio per le ricette di Igor, alcune persone hanno scritto sulla pagina, che sulla pagina Facebook del libro, che hanno fatto ricette e si sono trovati molto bene. Oppure persone che, vedendo delle immagini degli esercizi, hanno capito magari dei dettagli che, nonostante si allenassero, prima non avevano. Hanno magari letto la parte di Viviana e hanno trovato un grosso spunto di riflessione per fare un attimo questa marcia indietro verso noi stessi, perché fondamentalmente la nostra società ci dice vai avanti, quando invece a volte... Scusa se ti interrompo un attimo, quindi pensate che sia proprio un discorso di società anche questa esigenza di dover poi scrivere un libro su tutte queste, tra virgolette, problematiche? Perché mi sono appuntata mentre tu parlavi, no, che è stata l'evoluzione, no, che poi ha portato, sì, a tutto questo. Secondo voi si stava meglio, per esempio, 50 anni, 60 anni fa? O ma non lo so. Della serie si stava meglio quando si stava peggio? No, penso che le possibilità che noi abbiamo oggi di vita non le abbiamo mai avute prima. Il problema è che un grosso potere dà grosse responsabilità. E forse noi non siamo in grado di gestire questo grosso potere. Noi creiamo molti più problemi di quanti ne riusciamo a risolvere nella nostra vita. Quindi viviamo una grande possibilità, ma persi spesso nel delirio di creare problemi che non riusciamo, sì, a risolvere. Probabilmente con l'evoluzione anche della società abbiamo più consapevolezza di diverse cose, forse tutto questo carico sia emotivo, di stress, di fisicamente che poi non si sta bene, tutti questi carichi di pressione, no, di diversi ambiti, certo, della nostra vita, poi ci hanno portato ad evolverci da una parte, ma fondamentalmente forse, sì, a stare peggio fisicamente e mentalmente dall'altra. Ma ci sono dati sconcertanti, tieni conto che il 65-70% delle persone sopra i 50 anni in Italia, se gli togliessero i farmaci, morirebbero nel giro di 5 anni. Questi sono dati sconcertanti. Sì. Perché le persone pensano di essere sane perché non hanno apparenti patologie, che invece sono molto presenti, e pensano perché non hanno un dolore, una malattia conclamata, che vada tutto bene. E la maggior parte di persone che vanno in palestra o si avvicinano all'attività sportiva, per esempio con questa foga, avrebbero davvero bisogno di passare da Viviana, perché non si rendono conto che spesso in questo finto benessere c'è dietro un malessere profondo. Sì. E quando vengono in palestra da me, e poi diventa difficile allenare queste persone perché il loro corpo è già provato da un eccesso di stress, da alimentazioni troppo restrittive, dall'abuso e l'uso di farmaci, dopanti o meno, e quindi poi dopo la persona viene e vuole la soluzione e scarica sul professionista la soluzione, quando invece dovrebbe fermarsi prima su se stesso, parlare un attimino con Viviana. Sì. Io voglio aggiungere questo, che non penso che si stava meglio negli anni 50, penso però che in questo momento storico, culturale, e noi poi siamo figli della cultura, ma figli dei nostri genitori prima di tutto, c'è un po' l'ossessione della perfezione. Anche a livello di immagine, si parlava prima, mi guardo allo specchio, non mi piaccio, allora devo
fare qualcosa, devo cominciare ad allenarmi, non perché mi amo, ho voglia di prendermi cura di me, ma perché così piacerò di più, così la mia immagine sarà migliore, così mi adeguerò a un ideale che è dentro di me ed è anche fuori nella nostra società. È una desiderabilità sociale molto spiegata, sì, in, sì, alcuni soggetti. Sì. E questo non è amare, perché non è amare se stessi, perché se vado in palestra e comincio a fare attività fisica, non è necessariamente quello prendermi cura del mio corpo. Può essere che io vado lì, uso il mio corpo, lo pompo muscolarmente, ma non sono assolutamente in contatto col mio corpo. Quindi oggi abbiamo sì più strumenti, ma dipende ogni cosa come la usiamo. Abbiamo la tecnologia, dipende come la usiamo. Abbiamo la mente, ma se la usiamo troppo, come il cibo, diventa una patologia. Quindi è ritornare a noi, cioè ritornare ai bambini. I bambini naturalmente, innocentemente, usano e la loro sensibilità, il loro sentire il corpo, usano la loro consapevolezza anche per regolarsi sul cibo. Quindi è ritornare un po' di più a casa, nella nostra dimora interiore. Io sono molto dispiaciuta perché dobbiamo tirare le fila di tutto il discorso e mi sarebbe piaciuto continuare, perché sono argomentazioni che veramente possono essere utili a chi ci sta ascoltando, e comunque poi dopo, quando la puntata sarà caricata su YouTube, sarà fruibile anche a molte più persone, in modo tale che riescano anche eventualmente a comprare il manuale. Io per il momento, dato che siamo in conclusione, voglio farlo vedere, così almeno diciamo dove poterlo acquistare, perché siamo in conclusione. Volete aggiungere qualcosa rispetto a magari qualcosa, sì, che vi viene in mente che non avete detto di importante? Noi, se posso, ragazzi, lo dico io, noi ci siamo mossi come team, nel senso che non lavoriamo fisicamente nel solito posto, però abbiamo delle idee in comune e quindi abbiamo messo la nostra persona, la nostra professionalità in comune per affrontare le varie problematiche. Quindi il messaggio che poi vuole anche trasparire da questo libro è che è possibile fare questa cosa, e forse nella confusione generale di capire se il professionista a cui una persona si rivolge va bene per questa stessa persona oppure no, l'idea è di saper trovare dei professionisti che sappiano comunicare con altri professionisti su un terreno comune, e quindi se una persona viene da me per fare fisioterapia magari si trova bene, perché io so parlare con un linguaggio con cui posso parlare con Francesco, con Tommaso o con Viviana, e quindi io instrado la persona da un certo punto di vista e gli altri faranno la stessa cosa. Quindi se Tommaso viene perché qualcuno va da Tommaso perché ha un problema e vuol gestire dal punto di vista alimentare, ma sa che l'esercizio fisico deve essere fatto in una certa maniera, sa benissimo in questo momento che può affidarsi a Francesco, può affidarsi a Stefano. Quindi, si può prendere comunque la stessa persona, cioè vi potete confrontare, cioè, fra di voi su uno stesso individuo. E soprattutto, no? Permettere in questo modo che la persona... Io mi candido se volete, cioè volete una cavia eventualmente. Scrivete un libro sulla cavia. Così capisce la persona, perché poi tante volte le persone per vari motivi non riescono a capire cosa stanno facendo o perché sono in quel momento, in quella situazione. Secondo me è una grande forza adesso che noi abbiamo, è che possiamo parlare su un terreno comune, essendo comunque professioni diverse. Io non vi mollo, vi tengo qui a altre due o tre orette, così faccio una seduta di psicoterapia, una di fisioterapia, mi faccio dare una dieta e poi facciamo qualche squat, esercizi, eccetera. Per concludere, se avete nuove presentazioni in cantiere, come trovarvi, nuovi progetti, eventualmente se scriverete magari un altro manuale, chissà. Allora, come trovarci? Su Facebook c'è la pagina Non avrai nessun altro al di fuori di te, e quindi ci potete trovare lì, o su LinkedIn, quasi tutti noi ci siamo come professionisti. Per acquistare il libro, www.fkpsfitness.it, oppure su Amazon potete acquistarlo. Quindi, tranquillamente qualsiasi piattaforma online di acquisto, diciamo, libri, eventualmente anche nelle librerie magari di zona, se si può ordinare. Allora vi spiego, nelle librerie di zona non l'abbiamo mai distribuito in maniera massiccia, perché essendo professionisti nella nostra vita facciamo altro. Questa cosa è nata per dare un nostro contributo, fra l'altro parte dell'introito è già stato devoluto a due grosse associazioni, molto bello, una a Loppa,
per i bambini e l'altra parte è stata devoluta ai cani di pronto intervento della Protezione Civile qua di Massa Carrara, che sono un'eccellenza che va in tutta Italia e interviene, è intervenuta in Abruzzo, quindi interviene. E questo è perché per noi questo libro è davvero stato un contributo. Quindi a volte sicuramente nella divulgazione del libro e nelle presentazioni manchiamo di capillarità, perché stiamo facendo altro, stiamo facendo tutto il nostro lavoro. Certo, certo. Quindi vabbè, avete anche un motivo in più per acquistare il libro, perché sapete che comunque gli incassi sono devoluti ad associazioni benefiche, insomma, che aiutano il prossimo. Siamo proprio alla fine. Nuove presentazioni, ne avete qualcuna in cantiere proprio in programma, insomma? Dovevamo andare a Riccione il 3, soltanto che il tempo non è stato benevolo. Stiamo organizzando, penso verso aprile-maggio saremo a Riccione a fare la presentazione. Ok, quindi di rimuovervi, insomma. Comunque sempre sulla pagina di Facebook potete trovare tutte eventualmente le indicazioni. Esatto. Io vi ringrazio innanzitutto della vostra professionalità, di avermi aperto tra virgolette un mondo, perché insomma avere 7 personalità all'interno di un solo manuale, che poi è anche piccolino, quindi alla fine è veramente un cotto e mangiato, no? Come assolutamente. Quindi insomma vi ringrazio davvero tanto per la vostra professionalità. Grazie a te. E come sempre grazie a voi di averci seguito. Io nel frattempo mi faccio dare dietro esercizi e tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.